E tu sapevi che tra Como, Busto Arsizio e Zaronno c'è uno dei migliori negozi di fuochi d'artificio del nord Italia? Siamo da Mezzanotte di Fuoco a Carbonate per scoprire che cosa ha per quest'anno. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Pirotecnica alla Torretta, io sono Nico, in camera abbiamo Samu, oggi siamo in trasferta perché siamo in via Alessandro Volta 90 da Pirotecnica Mezzanotte di Fuoco. Vi ricordo, prima di iniziare questo video, grazie di averci lasciato un like, grazie di aver commentato, grazie di esserti iscritto al canale, grazie di sostenerci tutti i giorni sotto i nostri video. In questo video vi faremo vedere questo fantastico negozio, ma mi soffermerei prima di tutto su due cose. Uno, strada super di passaggio, una statale dove è facilissimo arrivare. E poi raga, un parcheggio immenso davanti, proprio a un metro lì davanti, dove ci staranno 200 macchine. Quindi nell'affanno di Capodanno non è mai scontato trovare un posto così comodo dove parcheggiare. Ma adesso direi di farvi vedere un po' il succo. Vediamo se ci apre chi c'è dentro il negozio. Buongiorno, eccolo ragazzi. Qua, vieni vieni ragazzi, qua abbiamo Emanuele. Ciao a tutti. Possiamo entrare, Emanuele? Prego, prego, benvenuti. E questa ragazzi è la prima parte di negozio, dove trovate, come potete vedere, un sacco di articoli da festa, dai palloncini all'elio a vari altri palloncini e un sacco di articoli per festeggiare. Come potete vedere non sono solo fuochi, ma per qualunque tipo di party trovate quello che fa per voi. Una sezione anche molto ampia, molto ben rifornita, potete vedere anche le candeline direttamente col numero, qua cappellini, sempre articoli da festa, una bella attenzione da parte di Emanuele, curare anche il lato party. Laggiù abbiamo un sacco di palloncini e mi soffermerei su questa confezione iconica dei Little Cobra 2 che purtroppo sono fuori produzione, ma a quanto pare si trovano ancora da Mezzanotte di Fuoco. E di qua ragazzi cosa c'è? Di qua c'è la parte succulenta invece, venite venite. Qui abbiamo il mega deposito. In cui non possiamo entrare per ragioni di sicurezza, ma non è importante. Ed eccoci arrivati ragazzi nella sezione del negozio. Qua potete vedere un sacco di petardi. Raro trovare un assortimento così grande di petardi in un negozio. Raro trovare questa icona che ci chiedete tantissimo. Little Cobra 2, eccoli qua dove sono. A Carbonate dovevamo venire per trovarli. Un sacco di petardi, Lupo P1 e Titano, nuovissimi di quest'anno. E anche i track, spettacolo trovare anche i track. Fumogeni e veramente un sacco di altri articoli. Questa ragazzi è una brevissima carrellata di alcuni degli articoli che ha. Noi siamo venuti qua che è ottobre, sta ancora finendo di allestire, ma anche già adesso ha un sacco di articoli già disponibili. Ci vorrebbe troppo per farvi vedere tutto l'assortimento pazzesco che potete trovare qui a Carbonate e quindi vi facciamo vedere soltanto qualche breve spezzone di quello che potete trovare. Queste le fontane, sopra troviamo anche batterie di tutti i tipi e tutte le forme, maxi compound giganteschi laggiù. Qua dietro ancora festa e Nico che e non sa dove stare, bestie. Altri compound pazzeschi, ma io vorrei fermarmi a vedere qualcosa che ci chiedete veramente di continuo. Pirastar, eccole qua, grazie. Qua ci sono, a Carbonate ci sono, grazie, candele romane gigantesche e direi adesso di andare a vedere laggiù su questo banchetto qua la sorpresa che ci ha preparato Emanuele. Eh sì ragazzi, adesso come piace a voi andiamo a vedere le cose che ci ha gentilmente donato Emanuele. La sostanza. La sostanza. Allora partiamo da, come al solito, da i petardi, diciamo, esatto. Abbiamo i Puma, 40 pezzi. Questi sono, ragazzi, se non sbaglio, 25 grammi al pezzo, esatto. 0,25. 0,25 ovviamente. Un totale di 10 grammi a confezione. 40 pezzi di fonti. Non male 40, 40 inizia a essere un... Ci si diverte un po' prima della mezzanotte. È interessante anche la grammatura da 0,25, di solito è 0,15-0,30, esatto. Questa è una via di mezzo che può essere veramente interessante. Fonti pirotecniche all'importatore, sì. Esatto, volevo specificare questa cosa, ragazzi, ha tantissimi prodotti di fonti che è molto difficile da trovare. E qualità alta. Qua, esatto, la qualità è sempre molto alta. E ovviamente oltre a questi ne ha molte altre in magazzino. Sì, poi sì, sì, assolutamente, ragazzi. Anche quello sacco che avete visto prodotti. È solo... una carrellata dell'esposizione, ma lui molto, ha veramente molto, molto altro, però sì, sì, sì. Direi allora comunque di andare avanti col nostro unboxing. Vai. Ok,
che non è un vero unboxing. Allora, questi qua sono i classici rendini. Rendino, scudo Faust, e qua sempre vedete la grande diversità di importatori che tratta Emanuele. Avevamo Fonti, qua abbiamo scudo Fausto, prima avevamo petardi di tutte le marche possibili e immaginabili. Bello trovare i track. Belli, i tracchini piacciono sempre, sì, sì, 5 sì. grammi al pezzo. Not bad. Belli veri questi ragazzi. F2 non 5 grammi di botta, perché sì, l'F2 non per permette. Forza, ragazzi, lo sapete, ormai siete più esperti di noi. Passiamo alle Pirastar. Pirastar che passano a Levi, prodotto Alessi, scusate, Alessi. Prodotto Alessi, comunque alta qualità, new Pirastar. Le abbiamo già provate qualche volta, ma ve le faremo rivedere alla fine di questo video perché sono veramente carine. Andiamo perché l'ultima volta è tipo 3 anni fa. Eh sì. Ah, 17,2, 17,3, 17,2, 17,2. Sui strano 17 grammi ce n'è una che ha un 0 un grammo in più. Sarà più... cosa è dovuta. Va bene, poi le andiamo a provare dopo, le racconteremo dopo. 4 pezzi, raro ragazzi trovare delle Pirastar, quindi quale trovate è uno dei pochi sì, negozi che le è hanno. Pazzesco che non tutti le c'è hanno. C'è una moria di Pirastar. Sono così, piacciono a tutti ma nessuno le ha. È stranissimo. Discovery ragazzi, razzi sempre Alessi, sono 1, bello. 2, 3, 4, 5 nella confezione, sono 17,8 a razzo, non è male come grammatura. Male. Bellini, sì sì. Sono curioso di provarli, anche questi, sì, li facciamo vedere, li mettiamo. Anche razzi Alessi ne abbiamo sparati poco, quindi grazie Emanuele per darci l'opportunità di provare anche tanti prodotti che non abbiamo provato. Prodotti, stai puntando prodotti. Per caso a... Sto puntando alle mie amiche, sapete che a me piacciono le candele, oh, qua mi sale la felpa. Piacciono le candele, sempre queste Alessi. Queste se non sbaglio hanno 5 colpi e spaccano belle grosse. Vediamo un attimo. 30 mm. 49 grammi. Eh beh, pesano. Ma tra il resto sono enormi. Cos'è? 30 mm interno? 30. Ragazzi, cocane. L'esperto ci conferma. 30 mm. Che bestie. E queste secondo che me meritano hanno? Parecchio. 49 grammi. A pezzo. Sai che non c'è scritto, c'è scritto 49 sì, grammi, sì, a pezzo. Penso di sì. A pezzo. Ci conferma il pirotecnico. È una bella bestia questa, infatti pesano un botto. Che spettacolo. Lasciamo vai qua. Vai alla sostanza? Alla ancora più sostanza? Ancora più sostanza. Sì, dai, facciamo vedere prima la 36. Sì, allora ragazzi, le tutto batterie... Tutto fonti. Esatto, ci ha voluto fare un allestimento fonti perché sono quelle che più difficili da trovare in giro, che differenziano un po' sul negozio rispetto sì, a tanti altri. Anche noi altri. Non le abbiamo quasi mai portate, esatto. Ma la qualità è altissima su fonti, ragazzi. A parte che mi piace già il packaging così, vero? Extreme, bello cattivo. Pulito, semplice. Andiamo a vedere subito la grammatura. 252 grammi per una 36 colpi, non male. 20 mm, classica. Stavo sentendo... Ma sono pressate? No. No, senza... No, non so. C'è ancora il PVC, ragazzi. Poi le apriamo, le spacchettiamo in fase di lancio, non vi preoccupate. Guarda quante scuse che si inventano. Non avevo capito un cacchio. No. Quindi la prima 252 grammi. Vediamo questa qua. Quanto è figa questa qua con stile cassa militare, super bomb. Madonna, aggressivissima. Guarda. Comunque sono fighi i packaging. Vero? Che fa un botto, sì. Particolare. Super bomb. Questa mi sa che è la sorellina, la sorella dell'Extreme. Infatti sarà bello fare una bella sfida. Faremo il confronto Extreme. Ditecelo nei commenti, bomb. Ragazzi, se preferite la Extreme o la Super Bomb, che andremo a sparare dopo. Extreme e Super Bomb. Proseguiamo ragazzi con la Sun, sempre fonti pirotecnica, qualità costruttiva mi sembra veramente pazzesca, sono veramente belle da tenere in mano, vi trasmettono davvero tanta, tanta sicurezza. 343 grammi per questa batteria Sun, 49 colpi, 20 mm. 20 mm. 20 mm confermato sembra... dall'esperto. Chiediamo sempre conferma per non fare figure di cacca. Però sembra alta, sembra modello alto. Sì, è un alto. Po' più alto, guardate, c'è una piccola differenza sì, di altezza. Sì, sì, molto bella e veramente bella da tenere in mano. Sembra veramente sicura. E adesso andrei con i due prodotti finali su cui probabilmente avremo le più grandi sorprese. Chi lo sa? Chi lo sa, secondo me ci saranno tante sorprese in questo carico, ragazzi. Abbiamo qua Mystery Strobe, e qualcosa mi dice che ci sarà del flash. 343 grammi, 49 colpi, 20 mm, sempre fonti. Vedete che assortimento veramente curato che avete qui a Mezzanotte di Fuoco. È l'assortimento curato da un pirotecnico, ragazzi, che ci capisce e vuole darvi la qualità. Quindi non le solite robacce economiche che trovate ovunque e che vi fanno più fumo che effetto, qua c'è più effetto che fumo. Sì, anche perché ricordiamo che Emanuele fa anche spettacoli. Quindi... Esatto, quindi c'è anche quell'esperienza dietro che vi dà la qualità. Non è solo un venditore, ma è uno che ne capisce parecchio e vi sa anche consigliare se volete farvi il vostro spettacolo di Capodanno fatto un po' più con senso e ragione. Un gender reveal, cose del genere, passate che non fa mai male. Esatto. E infine abbiamo... questa qui ragazzi è la chicca che è arrivata in extremis, sì, sì. È stata donata.
Tour de Force One, 25 colpi, 30 mm. Questa, ragazzi, ci diceva la particolarità è che dura quasi un minuto. Sono 450 grammi. Dare un minuto di durata con 25 colpi non è facile. Vi racconta la qualità delle stelle, vi racconta la qualità degli effetti. Un prodotto economico, per raggiungere il minuto spesso i 100 colpi non bastano. Qua ne bastano 25. Perché? Perché è un prodotto di qualità, ragazzi. Sì. Ma adesso andiamo in rampa di lancio. Let's go! Bene, ragazzi, siamo arrivati in rampa di lancio. Abbiamo già allestito il nostro scaffalino. Con cosa vuoi partire prima? Allora, partiamo subito con rendini e petardini. E poi andiamo sulla sostanza più corposa. Ci sta, ma voglio anch'io le cuffie. Allora, vado di cuffie, ragazzi, perché abbiamo parecchia roba questa sera. Ringraziamo ancora Emanuele. E il nostro udito non è più quello di una volta. Cuffietta antirumore. Vado con il petardino Puma. Ce l'hai? Puma? Vai, va bene, aspetta. Petardo Puma. Forse un po' vicino. Sì, forse un po' vicino, ne facciamo altri due o tre. Però simpatici, dai. Sì. Forse puoi abbassare anche il gas. Per iniziare la mezzanotte, vanno che un piacere. Wow. Oh. Beh, si vede che pestano più degli 0,15, davvero. Beh, niente male. Sì, comunque sono uno 0,25. Si sentono. Facciamo altri due o tre. Ci sta, assolutamente. Wow. No! Oh, cappello. È rimasto qua. Wow! Quello carini. Forse ha cileccato. Sì, forse ha cileccato, però molto carino. Però proviamo la differenza con il rendino. Vai, che ci dici? Sta. Questi sono molto belli. Bello! Un altro che subito. Che tega ha tirato? Aspetta, facciamoli a raffica. Un po' più lontano però. Sì, un filo, giusto, perché tegano come degli assassini. Pronti? Andiamo. Vai. Wow! Ma quanto cacchio ma vanno? Che botta vai, lancia tirano. A raffica. Wow! Vediamo a quanto li hanno caricati sti rendini. Tirano delle sleppe. Porco cane! Mostruose. Fischia! Porca vacca! Posso leggerlo? Mio petardo preferito per ora? Tanta roba, no? Forse come divertimento batte il Mini Thunder, signori. Sì, sì. E quest'anno devo dire che li hanno caricati bene. Oh, guarda chi c'è! Porco cane! Oh, c'è un altro! Guarda chi c'è! Spettacolo! Questi vale sicuramente la pena andare da mezzanotte di fuoco. Sì. No! Ah. Pow! Sì, io prenderei 3-4 scatole se fossi in voi, signori. Pestano come titano, figa. Pestano come... sì, sono veramente belli. Che teghe! Con cosa allora, vuoi andare adesso? Allora, magari passiamo a qualche razzetto? Ci sta, dai, gremiamoci i razzi. Allora, prima questo ne farei uno qua, per vedere come sono. Fammi vedere che effetto è. 17 grammi se non sbaglio. Sì, 17 grammi dovrebbe essere peonia, viola e blinker. Ok, vado devi registrare anch'io col video. Per TikTok. Aspetta. Vado, fai che non riprendermi che faccio anch'io il video. Vai, certo. Razzo Mercury. Fuori focus, che sfiga. Carino, sì, razzetto economico. Che dici, li mettiamo un altro e poi tutti insieme? Farei anche uno alla volta, così uno ci alla volta, gli vai, effetti. Andiamo allora. No, vabbè, ci sta anche il barrage, bella idea, dai. Andiamo. Altro razzo Mercury. Non so bene che effetto. Speriamo che sia in focus. Bello! Simpatico, sempre bellino questo, focus. Eh? Cazzo, non riesce a fare focus bene. Simpatici, dai! Ci può anche stare. Li facciamo col cannellone, li facciamo in tre così vediamo come partono bene su. Vai, aspetta che li pigliamo tutti e facciamo un piccolo barrage finale, ragazzi, di tutti gli altri razzi Mercury. Razzetti da 17 grammi,
L'apertura è abbastanza modesta, ma ragazzi, sono razzetti anche piccolini. Aspetta, fa fatica a fare focus. Triplo razzo insieme. Belli! Questi belli! Questi mi sono piaciuti questi di più. Questi devo dire molto belli. I primi due non tantissimo, però questi due molto di più. Molto belli. Posso dire super approvati? Sì, 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 carini. Super approvati. Allora, io direi adesso di farci sempre nel tubozzo, già che siamo qua, le candelozze romane. Che ci dici? Ci sta, ci sta. Andiamo? Candele romane che, ragazzi, quando si va sul 30 mm vi sconsigliamo caldamente di tenere in mano. Piantatele, fissatele sempre, perché va bene tutto, ma è sempre meglio essere sicuri. Esatto, sicurezza sempre, ragazzi. Vai. Maxi candela romana 30 mm, ragazzi. Questa è la cugina della Mega Bombard. Vacca si apre, ragazzi. Bellissime, raga. Sembra anche meglio della Mega Bombard. Spettacolo. Vacca si apre. Spettacolo. Ragazzi, vi posso dire che ogni prodotto pensavo sempre uno più bello dell'altro. Stiamo salendo di livello in una maniera. Ma fra adesso anche a te sembrano meglio delle Mega Bombard. Sì. 30 mm di candela, ragazzi, romana. Questa è una mega candelozza romana. No, ci becca. Oh no! Belle! Bella. Eh beh. Bel salice. Palla. Bella anche questo col blinker. Finita. Erano 5? Manca un colpo. Manca un colpo? Sì. Oh oh. Molto belle queste, queste super candelozze romane. Le confermo, secondo me, migliori anche delle Mega Bombard a levi. Veramente molto belle, ragazzi. A sto punto, sai, freno. Salutiamo. Ringraziamo Trenitalia per la presenza costante negli ultimi 2 anni nei nostri video. A sto punto ti direi che ci leviamo le Pirastar e poi andiamo col carrellone di batterie. Vai, anzi no. No, facciamo sfida, una pausa. Sfida e poi New Pirastar e poi vediamo. E poi si vedrà. E ragazzi, votate nei commenti qual è stata la batteria preferita per voi tra Super Bomb e Extreme. Ragazzi, andiamo con la Super Bomb Fonti Pirotecnica 36 colpi, 20 mm il calibro. Super Bomb. Bella. Bello che non sia troppo veloce, te la gusti proprio. Mamma mia, stupenda. Vado con la Extreme. Vai. Adesso, ragazzi, andiamo con la Extreme. Abbiamo qua. Eccoci qua. Extreme Fonti Pirotecnica 36 colpi 20 mm il calibro di questa bellezza. Votate nei commenti Extreme quale avrete preferito. Bello. Che bello. Bello flash arancione. Wow, questo è un finale con carattere.
gran belle batterie, queste due qua di fonti pirotecniche. Adesso le prendiamo per buttarle. Sicuramente un giro da mezzanotte di fuoco vale la pena, ragazzi, per queste batterie. Ok, ragazzi, andiamo adesso con Pirastar. Pirastar 30. Ok, ragazzi. Oh, che bel crackling forte, ragazzi, su questa prima New Pirastar Alessi Pirastar 30 mm, veramente molto bella. Sta andando con la seconda. Bella. Adesso sono gli stessi lì effetti di allevi, sarà mica che sono le stesse. Due Pirastar, ragazzi, Tenez, andiamo insieme. Tenez. Cannellone. E via. Insieme, ragazzi. Belle. Molto, molto belle, ragazzi. Pirastar si trovano poco. Tanta rueba, ste Pirastar. Bellissima la seconda palma e blu. Tanta rueba, ste Pirastar. Sì, sì, posso dire che è ancora un prodotto, non posso dire ancora che un prodotto non mi è piaciuto. No, è vero. Tanta roba. A me tutto. I primi due razzetti. Primi due razzi, nulla di che. Sì, forse i primi due, ma la scatola la prenderei perché gli altri quattro, tre erano molto sì. belli. I primi due un po' fiacchi. I primi due, gli sì, altri ho detto speriamo che migliorino, effettivamente sono migliorati. Quindi, sì, vabbè, esatto. Ci sta, nelle scatole mettono sempre qualcosa di un po' qualcosa di un po' più carino. Va bene, molto belli anche queste Pirastar. Andrei allora col confrontone. San 249. Esatto. Ci sta. 49 alte, dovremmo avere degli spacchi un po' più in alto, ragazzi. Ok, ragazzi, iniziamo con la San 49 colpi alta, fonti pirotecnica, presa sempre dal nostro amico a carbonate. Ed eccola la San, 49 colpi alta. Belli. Vabbè, scusa. Ghost. No, flash. Oh, che cos'è? Vabbè. Carina. Cioè, ragazzi, non sono in zoom, sono in 1x, classica ripresa. Porco cane! Adesso andiamo con la Mystery Strobe, ragazzi. Batterie veramente belle. Complimenti, Ivan, per questi prodotti. Complimenti, Emanuele, per portarli. Mystery Strobe! Mystery Strobe, 49 colpi, 20 mm. Vediamo un po' com'è. Eccola, Mystery Strobe. Bel blu, ragazzi. Che bel ritmo. Boom, boom, boom. Tour de Force, 25 colpi, 30 mm il calibro. Fonti pirotecnica, dove però è la miccia, eccola qua, dovrebbe essere bellissima. Emanuele ci ha detto che era veramente tanta roba. C'è. Oh. 30 mm. Che ghost! Mamma. Stiamo incantandolo, ragazzi. Mamma mia. Mom.
che roba pazzesca. OMG! Porco cane! Che bestia! Ma il ghost arancione quanto durava? 15 bellissimo. Secondi. Che cazzo? No, stava in cielo un botto, ragazzi. Bellissima, bella, bella, bella. Durata molto veramente bella. Un minuto. Giù di lì. Praticamente. E il cielo non è mai stato vuoto, ragazzi. Pazzesco. 25 colpi, un minuto, mamma sì, mia. È possibile. Sotto è perfetta. Perfetta. E questa picchiava, ragazzi. Porco eh? Cane, si picchiava. Picchiava con le cuffie antirumore. Picchiava con le cuffie antirumore. Veramente questa. Belle, ragazzi. Dei prodotti veramente pazzeschi. Vale la pena fare un po' di strada, spendere un pochettino di più per prendere dei prodotti di questa qualità. Perché questi 25 colpi vi fanno il lavoro di una 100 colpi, magari anche economica. Però con l'effetto wow. Però rimangono nel cuore. Cioè però con le... ragazzi, sì. Il discorso è sempre lì. Volete la quantità e fare o volete far dire wow a voi, esatto, alle persone che avete a Capodanno? Questa è per dire wow. Sì. E in generale questo è un discorso che vale tutto. Sul discorso 30 mm. E 30 mm è per chi vuol far dire wow. Poi ci sono prodotti che anche non essendo 30 te lo fanno dire. Tipo le 49 di prima. Esatto, tipo i prodotti fonti molto carini. Diciamo che se si va sulle economiche 100 colpi è più per dire ho sparato qualcosa. Fare bordello. Esatto. Questa è più... a uno che piace vedere colori, aperture, effetti sì, diversi. Sì, sì. Molto carina. Direi che concluderiamo con il nostro tour a carbonate questo video, ringraziando ancora una volta Emanuele di Pirotecnica Mezzanotte di Fuoco che ci ha dato tutti questi Penso prodotti. Sia senza pirotecnica, solo Mezzanotte di Fuoco. Solo Mezzanotte di Fuoco? Può essere. E allora solo Mezzanotte commenta, di Fuoco. Commenta nei commenti, Emanuele. Emanuele, dici tu, è Pirotecnica Mezzanotte di Fuoco o solo Mezzanotte di Fuoco? Comunque in via Alessandro Volta 90, Carbonate, provincia di Como. Lui ha di tutto, raga, bandiere. Vabbè, l'avete visto nel video. Quindi lo ringraziamo ancora. Simpatico, professionale, vale la pena un giro, ragazzi. Penso che col video sia tutto. Vi ringraziamo, mettete like, seguiteci e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!